Kai Pan. Il piano colore per le città mediterranee e per la Sicilia fu progettato dall'Ufficio Speciale dei Beni Culturali da me diretto all'incirca nel 2000 ed ebbe poi vari risultati con convegni e anche furibonde polemiche di cui ora cercherò di darvi un rapidissimo tracciato. Perché nacque in me l'idea di un piano colore? Dalla visione dei templi greci, cioè pochi sanno, o almeno non molti sanno, che il tempio greco all'inizio non era come noi lo vediamo oggi, cioè non era tufo allo scoperto, o se preferite calcarenite allo scoperto, era invece materiato dallo stucco e dal colore. I templi erano colorati all'incirca così, come potete vedere da questa pubblicazione che fu fatta da me proprio per l'occasione. Perché il tempio era colorato? Per una ragione estetica, perché il mondo greco non sopportava il dato grezzo derivante dalla natura, quindi ricopriva sistematicamente i suoi manufatti con i colori primari. E punto secondo, a scopo protettivo della calcarenite, la quale, essendo una pietra morbida, friabile, è facilmente aggredita dagli elementi esterni. Gli elementi esterni possono consistere, per esempio, a selinunte nell'acqua che arriva, nel salmastro che arriva dal mare, e oggi invece in maniera quasi clamorosa e devastante dalle piogge acide. Che cosa sono le piogge acide? Sono quelle piogge che si mescolano agli idrocarburi volatili, alle emissioni dei cementifici e così via, e precipitano e aggrediscono i monumenti, spesso in modo irreversibile. E allora, quando io visitai Selinunte, mi accorsi che questi templi erano soggetti a un progressivo degrado. Anzitutto per interventi che potremmo definire eufemisticamente impropri, cioè nella calcarenite a sostegno erano stati piantati dei chiodi di ferro lunghi così, i quali arrugginendosi avevano quasi un effetto di tritolo su quel tipo di pietra, un effetto di tritolo. Lentamente questi templi si vanno sfarinando e non c'è modo di ripristinare l'integrità di questi monumenti, per cui qualcuno, forse un po' troppo pessimisticamente, ha parlato di una resa del tempio ancora per non più di 30-40 anni, dopodiché spariranno, si polverizzeranno, resteranno soltanto moncherini e frammenti. Io spero che tutto questo non accada, che prevalga il buon senso. Certo, è evidente che oggi il tempio greco non può più essere colorato. Noi ci siamo abituati a questa visione del tempio come quasi prodotto dalla natura e difficilmente, e sarebbe anche un'operazione abbastanza, come dire, triviale, ritornare a pigmentarlo. Però si possono, per esempio, trovare delle vernici trasparenti che rendano impermeabile questa pietra. Citerò un caso particolare. A Noto, recentemente, la pulizia di uno di quei sublimi palazzi in tufo dorato, siccome è stata fatta in maniera alquanto approssimativa questa pulizia, ha prodotto la disintegrazione dell'oro e la pietra tufacea è diventata di colore bianco, quasi un color liscivia. Ecco, questo è accaduto perché i tecnici non hanno pensato o capito che lo stucco di Noto era elaborato con velature che rendevano la trasparenza della pietra e davano questo incredibile colore soffuso. Tutto questo deve farci avvertiti subito di una cosa: i monumenti non sono materia inerte, si modulano anche in funzione dei nostri interventi, della nostra sapienza e quindi anche della nostra ignoranza. Da quel momento nacque in me l'idea della funzione salvifica del colore. Il colore ha una natura
come dire, di resa quasi ottimistica della vita, e induce a una idea straordinaria, cioè l'idea della resurrezione continua delle cose. Questo sin dalla preistoria, al punto tale che, se voi ci fate caso, molti scheletri preistorici sono segnati da una vernice rossa, le ossa sbiancate sono segnate da una vernice rossa, e se qualcuno volesse sapere per quale motivo c'è questa strana evenienza accade perché il preistorico voleva la resurrezione dei corpi, e la resurrezione dei corpi secondo loro avveniva appunto attraverso la cromatura delle ossa. Ed ecco perché a Monte Pellegrino, per esempio, c'è un santuario, il santuario di Santa Rosalia, che induce tutti noi a una continua, come dire, prospettiva di vita spirituale, di resurrezione, e che deriva in massima parte proprio dal colore di quella montagna. Come voi tutti ricorderete, perché l'avete continuamente sott'occhio, Monte Pellegrino ha un color porpora, che appunto dà un'idea profonda, sin dal lontanissimo passato ai nostri giorni, dà un'idea profonda di rapporto tra vita, morte e resurrezione. Il colore rosso porpora è appunto il colore dei corpi che si ridestano dal pallore, dallo sbiancarsi tipico di chi muore. Allora, una volta capito tutto questo, abbiamo pensato di cominciare ad elaborare questo progetto per l'intera Sicilia. La Sicilia, come voi sapete, è stata regolarmente disintegrata, in particolare dal dopoguerra ai nostri giorni, per l'invadenza di orde barbariche, le definiamo così, ma in realtà sono le orrende orde mafiose, le quali hanno investito queste città con una potenza devastante senza pari e hanno cominciato a usare il nostro territorio come territorio di conquista e di danaro, danaro sonante. Viene fuori quindi l'urbanistica selvaggia, che ha prodotto guasti, come voi sapete, irreparabili per molte delle nostre città, e in particolare proprio per Palermo, dove ai margini c'era la mafia più agguerrita forse del mondo, i corleonesi e così via. Se noi riteniamo tutti questi episodi staccati, faccende che ci riguardano molto poco, commettiamo errori fatali, perché noi non ci interessiamo ai fenomeni di criminalità, ma la criminalità invece si interessa profondamente a noi, ai nostri beni, alle nostre città, ai nostri territori. Quindi comincia la devastazione, una devastazione che ancora oggi non ha trovato soluzione. Il piano colore è una idea che fa capo alla visione esatta dei manufatti, alla loro ricognizione e quindi alla tenuta estetica dei palazzi, dell'urbanistica, delle strade, dei territori nostri per l'appunto. Vi faccio un esempio molto rapido e che vi evocherà subito immagini che voi avete lungamente elaborate, forse senza magari meditarle a lungo. Il Teatro Massimo di Palermo. Il Teatro Massimo di Palermo è considerato oggi forse il più bel teatro lirico del mondo. Se andate a guardare l'idea strutturale, costruttiva, voluta da Giovan Battista Filippo Basile, è un'idea minuziosa nei minimi particolari. Lui, per esempio, mette nel frontone d'ingresso del Teatro Massimo non del marmo pario, il marmo raffinatissimo, bianco, eccetera, eccetera, ma invece mette delle colonne di tufo. Alla domanda perché avesse tentato questa strada in qualche modo pauperistica nella costruzione dell'immenso teatro, lui rispose: perché il colore che mi dà la colonna di tufo non me l'avrebbe mai dato la colonna di marmo pario, cioè questo bianco lunare, eccetera, eccetera, non andava secondo lui bene per l'idea che voleva riproporre qui da noi a Palermo. A parte tutto, Giovan Battista Filippo Basile, siccome Palermo non aveva mai avuto la dominazione greca, voleva proprio nella nostra città una evocazione di un tempio greco, e quindi questo frontone significò esattamente questo. Poi, se appena ci si addentra negli alveoli, sempre prima dell'ingresso,
c'è un colore giallo costellato di un colore porpora. E quindi già cominciamo a ragionare appunto di piano colore, perché il giallo e il color porpora erano i colori, come voi sapete, imperiali romani. Cioè l'imperatore, quando si immetteva in rapporto con le moltitudini, con le popolazioni e così via, indossava degli abiti tra il giallo e la porpora. La porpora era un simbolo regale per eccellenza, non è di invenzione romana, era di invenzione fenicia. E comunque il contatto dei romani con i popoli orientali, come sempre, diede delle idee feconde che arrivano sino ai nostri giorni con caratteristiche di novità straordinarie. Ora, quando noi cominciamo a pensare a un piano colore, dobbiamo pensare alla città come una dimora nostra che dobbiamo arredare in modo da renderla gradevole, piacevole e da evitare quindi tutte quelle intrusioni che feriscono lo sguardo e che distruggono il nostro rapporto con un'idea di bello, con un'idea profondamente estetica. Il piano colore significa, tanto per cominciare, nei prospetti dei palazzi, a parte la coloritura, ora vedremo quali sono i colori primari per noi in Sicilia, a parte la coloritura, nella intrusione dei manufatti artigianali che rendono particolarmente appunto affascinante questa visione. La prima cosa che bisogna pensare quando si restaura la città di Palermo è che noi avevamo le migliori maestranze, per esempio, per il ferro battuto in Sicilia. Basti guardare i balconi di Ragusa, di tutti quei territori del Catanese e così via, ma anche della città di Palermo, per renderci conto che nulla sfuggiva allo sguardo dell'architetto che andava elaborando il progetto di un palazzo. Quindi la prima cosa era proprio il ferro battuto, disegnato ed elaborato nei minimi particolari con Fabbri Ferrai, addetti come esattamente dei grandi scultori, a elaborare poi in ultimo e a realizzare queste idee architettoniche. Normalmente nei balconi non si metteva quell'impasto di cemento che, come voi sapete, è letale anche per la salute, visto che questi balconi crollano alle prime piogge implacabilmente sui passanti, ma si mettevano invece delle lastre di marmo durature e che davano una snellezza particolare. Da queste idee nasce l'episodio forse più clamoroso urbanisticamente che la città di Palermo conosce nella modernità, vale a dire l'Art Nouveau, il mondo di Ernesto Basile, il mondo dell'architetto Armao, il mondo di Alagna e così via, questi grandissimi maestri che vedevano le facciate, dipingevano letteralmente le facciate, le dipingevano e poi le elaboravano in maniera scultorea. Tutto questo lentamente fu demolito appunto da questa invasione barbarica che abbiamo citato poc'anzi. Per esempio la Via Libertà, che era una delle vie più belle d'Europa e che facevano di Palermo una capitale veramente mitteleuropea, è anche legata alla cultura orientale. Come voi potete osservare, basta percorrerla, si è lentamente dissipata mantenendo soltanto alcune labili tracce. Il secondo intervento che va fatto per un piano colore è la illuminotecnica. Illuminotecnica significa che le luci non devono essere luci esagerate, luci che feriscono, luci che annullano tutto il circostante. Devono essere invece, per avere l'idea esatta, in rapporto con le stelle nelle notti serene. Cioè, se noi non riusciamo, attraverso l'illuminotecnica costruita nella città, a vedere le stelle nelle notti serene, quella illuminotecnica è completamente sbagliata, anch'essa è frutto di insipienza, di incultura e di invasione barbarica. L'altro elemento è la piantumazione. Le piante non devono essere diffuse nel territorio in modo irrisolto, in modo, come potremmo definirlo, spontaneo, devono essere invece architettate nei minimi particolari, in funzione degli odori che emettono, in funzione dei danni che possono produrre a marciapiedi, a strade e così via. Voi sapete che in alcune zone della città c'è
una disseminazione selvaggia di ficus, i quali rendono impraticabili parecchie strade, perché essendo un albero particolarmente espansivo e che si estende proprio sull'intero territorio, ha lentamente invaso e disintegrato tutto questo mondo del nostro percorrere, passeggiare e incedere lungo le strade di questa città. E il colore. Diciamo che i colori, per esempio a Palermo, come si può vedere a Piazza Massimi, i colori primari sono il giallo e il porporo. Lo vedete per esempio a Palazzo Maiorca, che costeggia il Teatro Massimo. Ve ne rendete conto per esempio con la caserma dei pompieri lì vicino, anche questa costruita secondo questi criteri coloristici. Lo potete vedere per esempio al Palazzo delle Poste di Via Roma, che particolarmente monumentale, prende snellezza proprio in ragione di queste porpore allusive al passato della romanità, all'idea profonda della classicità coloristica. Tutto questo, diciamo, espandersi dell'idea di colore poi trova una sua consacrazione nel periodo Liberty, perché le facciate Liberty erano come dei campi fioriti. Cioè c'era letteralmente sulle pareti di questi prospetti una idea di giardinaggio super raffinato, super scelto, super elaborato. Tracce ne vediamo ancora, per esempio, in via Roma Vecchia e in particolare, per esempio, nella stupenda villa di Ernesto Basile in via Siracusa, dove ci sono dei fregi particolari fatti con mattonelle che alludono a questo mondo fiorito. Non casualmente, proprio Ernesto Basile, nell'unica sua opera teorica conosciuta che ho pubblicato con la casa editrice Novecento, e cioè Architettura dei suoi principi e del suo rinnovamento 1884, ecco, Ernesto Basile parla di, a proposito del Liberty, non sapeva ancora che si definisse così in Europa, lo chiama Rinascimento fiorito. Questa villa è particolarmente importante perché sotto il bugnato che si abbassa e si innalza dà un'idea di acque che si infrangono in una scogliera. L'idea quindi dominante di un manufatto del genere è che la villa diventa che cosa? Un microcosmo. Questo microcosmo oggi è butterato, mal ridotto, da piogge appunto acide e di colore limaccioso nero, che stanno lentamente disintegrando anche uno dei più eminenti esempi di Liberty europeo. Io invito la soprintendenza qui da questa sede a prendere seriamente in considerazione l'idea di restaurare con estrema velocità il villino Basile, in modo che la città non debba di nuovo vergognarsi per una situazione criminosa al quale crimine le istituzioni non possono assolutamente dare convalida con mancanza di interventi rapidi e incisivi. Questo sia detto senza polemica, perché conosco quanto lavoro hanno le sovrintendenze di Palermo, perché ho lavorato talvolta a stretto contatto di gomito con loro, ma quel monumento ha un urgente bisogno di restauro, e questo restauro va fatto a grandissima velocità. Passiamo alle zone di mare e alle zone di montagna. Tutti voi vi ricorderete, chi ha una certa età, ricorderete Terrasini quando era tutta colorata, ricorderete San Vito Lo Capo quando sembrava un miraggio orientale, ricorderete i paesi di montagna quando anch'essi erano impreziositi da colori straordinari. Quindi dicevamo, questi paesi di montagna o di mare hanno delle coloriture particolari. Per esempio, se voi ricordate San Vito Lo Capo aveva come colori primari il color oltremare, quello che noi definiamo in dialetto azzuolo, e il color bianco calcinato. Il colore bianco calcinato è un colore inteso come medicinale in tutto il mondo orientale e nel mondo nostro in particolare.
È un colore che secondo la tradizione allontana le zanzare, allontana le formiche e così via dalle abitazioni. Ai tempi era un fatto vitale quando mancavano rimedi forse più incisivi, quali quelli che usiamo noi oggi. Questo colore bianco dava una tenuità alle abitazioni, alle dimore, una tenuità particolare che si è lentamente persa. Non parliamo poi di questo color azzuolo che invece fa riferimento al colore del cielo e al colore del mare e quindi non casualmente appare nelle zone marinare, nelle zone che hanno davanti a sé il paesaggio marino. Poi normalmente c'era una pergola che scalava questi muri, una pergola di uva, ecco, una piantumazione per esempio tipicamente mediterranea, e tutto il circostante si atteggiava in funzione di questa specie di acquario che noi percorrevamo. Quando oggi si tenta di dare cromatura, colore ai prospetti, si usano invece i colori paramatti, sintetici, che tutto danno tranne che questa idea di trasparenza. Quindi il colore non va mai messo a caso, non va mai usato come qualcosa che prendiamo da una latta color rosso, color oltremare, colore bianco e lo sbattiamo sulle pareti perché il risultato non solo è brutto, ma involgarisce particolarmente queste abitazioni. Chi vuole fare un piano colore deve ricorrere agli annali dei popoli e non usarli come se fossero annali di semi-analfabeti, ma invece come annali di una grande sapienza, frutto di una grande tradizione. Nelle zone di montagna il colore è invece dominante, è invece dato ancora una volta dal color porpora. Lì però non ci si riferisce ai romani, ma ci si riferisce alle terre grasse, vangate, che appunto esprimono, emettono questo incredibile lucore e profondità che è il color porpora. Qui ancora vicino Palermo, a Belmonte Mezzagno, ci sono delle casupole che qualcuno dice particolarmente povere, eccetera, ma che hanno questo color porpora che le rende, almeno ai miei occhi, preziosissime e che potrebbero essere un riferimento costante per tutti i nostri tentativi di riproporre queste immagini. A questo bisogna aggiungere che il colore nasce dai prodotti popolari che comunque sono anch'essi frutto di un'immensa tradizione. Osservate qui le ceramiche. Ora, le ceramiche si sono propagate in Sicilia a macchia d'olio e ci sono zone, come per esempio, che ne so, Santo Stefano di Camastra, come per esempio Burgio e così via, Caltagirone, ma anche Palermo, dove la ceramica diventa non soltanto un oggetto d'uso comune e quotidiano, ma una vera e propria opera d'arte. Io giorni fa ero da uno di questi grandissimi ceramisti siciliani, da Piscitello in Via Libertà, e c'era una coppia inglese che guardava estasiata queste ceramiche che per esempio in altre parti d'Europa non hanno un'altrettale capacità di ordine estetico. Tutti gli apparati festivi erano tutti elaborati con criteri cromatici. La festa è festa soltanto se il colore entra e invade e intride i nostri oggetti, i nostri abiti, le nostre dimore. Ancora qui ceramiche straordinarie, con colori particolarmente vibranti. E sono collegate sia a fenomeni religiosi sia a fenomeni assolutamente appunto, normali e quotidiani. Per esempio, questa è la chiglia di una barca. La barca è colorata anche per ragioni di sicurezza. A mare di sera, quando cominciano a sorgere le tenebre, la barca che ha questo colore particolare è avvistabile, quindi il colore salvifico per l'appunto evita incidenti che possono diventare letali per i pescatori.
E altra cosa che è tipica della tradizione siciliana, la pittura su vetro. Come vedete, la pittura su vetro è tipicamente nostra. Oggi è un collezionismo ricco e preziosissimo. Pochi hanno collezioni adeguate. Ricordo fra i tanti Sellerio, Buttitta, Melo Minnella e così via. E le loro case, a osservarle con attenzione, sono delle vere e proprie fioriture ed espressione di questo senso straordinario di vita che trasmettono tutte queste immagini colorate. Potremmo continuare a lungo, ma voglio citarvi due monumenti della città di Palermo. Il primo è il Teatro Politeama. Il Teatro Politeama, come voi avrete osservato passando e costeggiandolo, ha una singolare cromatura che è di origine pompeiana. Il Damiano Almeida, l'architetto che fece questo bellissimo teatro, si riferì proprio al mondo pompeiano e romano, con le grottesche, con le raffigurazioni, gli ornamenti e così via, ottenendo dei risultati cromatici di assoluta importanza e bellezza. Faccio incidentalmente notare che pochissime città al mondo hanno tanti teatri come la città di Palermo, teatri che, come sapete, dal dopoguerra in poi non solo non si sono più incrementati, ma sono stati alcuni regolarmente dimenticati, sono in rovina, eccetera, eccetera, con risultati, insomma, francamente di impoverimento progressivo di questa ex splendida e bellissima città. Cioè, abbiamo come teatri monumentali, non come piccoli luoghi che raccolgono popolo, abbiamo il Teatro Massimo, abbiamo il Teatro Politeama, abbiamo il Teatro Biondo, abbiamo il Teatro Garibaldi, abbiamo il Teatro della Verdura. Ora, pochissime città al mondo, dico pochissime, possono vantare una tale quantità di teatro. Il teatro significa vita, è vita delle comunità. Le comunità si raccolgono all'interno di questi luoghi e ravvivano la loro spiritualità. Avere lentamente perso il rapporto con i teatri ha costituito un episodio gravissimo per tutti noi e soprattutto per questa bellissima città di Palermo. Il secondo esempio che volevo citarvi è la Palazzina Cinese, è questa qui. La conoscete tutti, è del Marvuglia ed è una stranissima costruzione esotica che bisognerebbe cercare di capire da cosa viene fuori. Invece da cosa viene fuori è facile da sapere. Viene fuori dalla corte borbonica di Napoli, che aveva parecchie cineserie esposte nelle proprie dimore e abitazioni, e lentamente si era trasferita a tutto il mondo aristocratico. A Palermo, per esempio, abbiamo sale ispirate alla Cina, a Palazzo Mirto. Andatela a guardare, sono davvero splendide ed estremamente interessanti. Ma il capolavoro dei capolavori è esattamente la Palazzina Cinese. Ha un effetto straniante. Io l'ho visitata con uno dei sommi architetti del nostro tempo, Pei, cinese, quando fu premiato dal Novecento di Domitilla Alessi con la Rosa d'Oro. Ecco, lo accompagnai alla Palazzina Cinese, lui rimase folgorato e mi disse: è una summa del nostro pensiero architettonico, cinese. È posta lì, circondata da boschi, dalla Favorita e così via, si scorge in alto la montagna di color rosso. Ecco, quello è un piano colore assolutamente impeccabile e perfetto. Ed è con questa immagine, che spero vi si fissi bene nel cervello, che vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto in attesa della prossima occasione di incontro. En Kai Pan.